Continuano le iniziative di Regione Lombardia che danno un occhio di riguardo ai nostri amici a quattro zampe. Qualche mese fa abbiamo aperto gli ospedali alla possibilità di portare i propri animali, perché questa è la vera grande novità, e oggi lo facciamo con gli uffici della ATS di Milano Oggi e a brevissimo di tutti gli uffici del settore sanità della Regione Lombardia, che sono moltissimi, per cui i dipendenti potranno portare in ufficio i loro animali. Questo migliora la qualità della vita, l'empatia all'interno dei luoghi di lavoro e ci fa star meglio, perché gli animali, i cani, i gatti portano grande gioia e ci fanno quindi vivere anche il luogo di lavoro in maniera molto più serena. Questa iniziativa che compiamo oggi sugli uffici delle nostre ATS speriamo possa essere presa da esempio nelle altre aziende, sia pubbliche che private, e quindi il fatto di fare un video, il fatto di fare uno spot, il fatto di coinvolgere un'associazione importante come Amo gli Animali Onlus, una straordinaria Onlus che ci aiuta a far capire che vivere con il proprio animale e far vivere il rapporto al proprio animale in tutti i luoghi che frequentiamo normalmente è un valore positivo per una società che deve avere la serenità e la tutela degli animali e dei rapporti tra le persone come principio fondamentale. Siamo qui all'ingresso dell'ATS Città Metropolitana di Milano, in Corso Italia 19, stiamo girando uno spot. L'idea è stata quella di aprire ai nostri dipendenti la possibilità di portare l'animale in ufficio. Questo è un aspetto positivo perché comunque l'animale dà empatia, dà collaborazione. Dobbiamo però salvaguardare il benessere dell'animale. Allora abbiamo fatto un regolamento dove diamo delle semplici indicazioni. L'animale deve essere registrato all'anagrafe del Comune di Milano, deve essere vaccinato, deve essere controllato dal veterinario e poi deve avere anche l'ambiente idoneo, per cui ci vogliono essere anche i vari collaboratori che comunque gradiscono la presenza dell'animale. Questa è un'iniziativa che parte da Milano ma poi sarà diffusa anche in tutta la Regione Lombardia. La partnership con la Onlus Amo gli Animali è molto importante perché ci dà la possibilità appunto di fare questo spot e anche di diffondere appunto a livello nazionale questa iniziativa. Come ATS Città Metropolitana abbiamo 60 uffici, 1800 dipendenti, per cui un banco di prova molto importante per capire un po' la collaborazione tra animale e dipendenti, se funziona e se possiamo poi diffonderla anche ad altre realtà della Regione Lombardia. Questo è un esempio da seguire, ce l'hanno già chiesto i nostri dipendenti, noi abbiamo la fortuna di avere anche il Dipartimento Veterinario che ci ha supportato e ci ha aiutato proprio per fare in modo che l'animale sia nell'habitat migliore per essere in benessere lui e in benessere con chi poi lo accompagna. Avventura, quando Luna viene sempre al lavoro con me, viviamo praticamente insieme, quindi io conosco i benefici che porta avere un cane sempre vicino. Quindi quando ho saputo che Marco Bosio ha fatto questa legge per cui i cani possono entrare negli uffici, non mi sembrava vero, ve l'ho proposto e abbiamo creato questo spot che penso che sia un bel mezzo di comunicazione per far capire che gli animali fanno parte della nostra vita. Questo è un seguito di quello che abbiamo fatto in precedenza negli ospedali e non è la fine perché andremo ancora avanti. Abbiamo chiesto a Iuliana se voleva fare con noi questo spot, ovviamente pro bono per l'associazione, perché noi siamo un'associazione che vive di donazioni e fa tutte le operazioni che fa con le donazioni che riceve. Lei ha accettato di buon grado e io la ringrazio moltissimo da parte mia, da parte dei miei soci e da parte di tutti gli animali. Solo perché c'era Luna, Che è un'attrice nata, ragazzi, è bravissima, cioè ascoltava me, ascoltava tutti, è stata fantastica, veramente brava, è stato veramente bello lavorare con lei. Quindi la vera protagonista dello spot è Luna, non sono io l'ho accompagnata solo, è lei che lavora.
mi è piaciuto tantissimo fare questa esperienza. Ho fatto anche tanta palestra, perché guarda che questa qua è una cicciona, mangia tantissimo, colpa del papà. È una bellissima idea portare il proprio cagnolino in ufficio, anche perché tante volte tu non sai dove lasciare e quindi loro sono lì con te, vanno a fare la pausa, si fanno le coccoline, ti fanno compagnia e tu ti devi preoccupare che loro sono da soli a casa. È molto bello questa cosa. Secondo me questo può migliorare sì la qualità del lavoro, perché pensa a una persona che lavora e è lì angosciata perché il suo cagnolino è da solo a casa. Quindi lavora molto meglio, no? Avendo il suo cucciolo a fianco. Puoi anche uscire più tardi dal lavoro, non c'è la scusa, no, mio cagnolino è da solo a casa, è lì con te. Quindi pensate, capi, pensate.